Allora, qua abbiamo un altro che espone che si chiama Fausto Bianchini, ormai è già tanti anni anche questo pittore che è molto bravo, molto preciso nelle sue cose e con dei bei colori riesce a rappresentare un tipo di naif che rappresenta sempre le donne, gli uomini nei loro diciamo, mestieri di una volta. E così c'è un mercato con tutta la roba, tutte le cassette piene di frutti che dà la natura. Questo qua è una marina, rappresenta un po' il mare con un paesaggio e davanti queste persone col pesce, queste donne col pesce, c'ha la prerogativa di fare tutti questi diciamo, volti socchiusi, pensierosi, di un mondo che forse un domani cambierà in peggio, che non ci sarà più davanti tutti quei frutti qui della natura che circondano adesso il pensiero e la nostra vita. Qua abbiamo un artista che è una pittrice, Gorini Andrea, pittrice o pittore, non lo so, comunque deve essere una forma di astratto sul legno che rappresenta forse la nebbia, come dice lui, nebbia dintorni, rappresenta un po' la decadenza dell'uomo in questo legno dipinto così tra nebbia e bruciature e cose. È un po' un discorso, facciamo attenzione che questo mondo non venga rovinato in questo modo. Qua abbiamo una signora che si chiama Valda Rigoni, è una signora che ormai espone da tanti anni con noi, è una signora che ha tante idee e che riesce, insomma, abbastanza a collocarli bene nella tela, c'ha dei paesaggi, fa delle maternità, delle ballerine, poi ha fatto tante altre cose in questi anni. Io conoscendola so che insomma prende da molte cose artistiche e molte idee. Questa pittrice ormai ha già tanti anni anche lei che questo qua è un ragazzo che è venuto l'anno scorso con noi, ha desiderato partecipare alle nostre mostre, è mo molto giovane, un bravo ragazzo anche, poi c'è una certa sensibilità nel vedere certe cose, anche questo c'è il discorso degli animali, c'è il discorso della frutta, c'è il discorso dei ritratti. Con queste cose, questa candela che si vede solo il fumo che si è spenta, è molto interessante, è come un fumo che si spegne del tutto e che non tornerà mai più, insomma, è un discorso di concetto molto bello, molto bello. Questa è una visione dei nostri canali, qui c'è l'uva, proprio rappresenta anche degli animali che ormai sono in estinzione, c'è il leone, la tigre, così via. Insomma, è un discorso che anche questo giovane piano piano è stato contento di venire nella nostra famiglia, diciamo. Qua abbiamo Carretti Elis, che rappresenta un po' attraverso il legno, la lavorazione del legno, costruisce paesaggi quasi surreali, riesce a dare attraverso il legno e cose materiche un discorso ben preciso sul quadro, rappresenta sempre paesaggi oppure il mare, oppure insomma quelle cose che fanno sempre piacere vederli e notarli. Bene, tutti questi colori, queste trasformazioni di colore, questa geometria anche che è molto importante nel vedere
le cose e certi riferimenti all'arte anche contemporanea. Ricordo un po' l'arte povera e così. Qua abbiamo due quadri di Canepari, che ormai lui è tanti anni che dipinge con noi. Lui c'ha questo movimento col colore che è molto istintivo, è molto bello, è molto forte, e attraverso questo magistrale movimento col colore riesce a costruire tante cose, pur rappresentando proprio il movimento del colore, ma anche i soggetti che sono molto fatti molto, molto, molto bene, sempre con quel movimento sia del fondo sia nel soggetto che si rappresentano, è tutto un movimento di colore, è tutto un palpitare di sensazioni, diciamo. Qui abbiamo anche qui un nostro vecchio amico pittore che è Salami. Lui ha fatto tante mostre in giro ed è molto legato alla pittura dell'Ottocento, ed è un pittore molto, molto valido sia tecnicamente sia pittoricamente e sia anche idealmente, perché bene o male rappresenta sempre la nostra pianura, i nostri fossi, diciamo, che usavano, che c'erano molto, molto più puliti una volta, e le nostre cose. Poi rappresenta anche ogni tanto il mare, le montagne, insomma, ma la rappresenta molto bene e con maestria, senza ombra di dubbio. E questo è il nostro pittore, che è molto importante, viene da Correggio, ha fatto delle mostre al Palazzo dei Principi a Correggio, ed è insomma un maestro in questa pittura ottocentesca. Qua abbiamo la nostra amica che è la Roberta che è una pittrice che viene da Sabbioneta, che è un paese che a me è molto caro, perché anch'io personalmente ho fatto delle mostre alla Sabbioneta e abbiamo, diciamo, una comunicazione molto importante, una comunicativa molto importante tra Novellara e Sabbioneta. Diciamo, lei rappresenta un po' i santi, un po' queste cose qui, le chiese, che verrà messa anche l'acqua santa se uno... Però è una ragazza molto, molto in gamba, sempre presente alle manifestazioni e si dà sempre da fare per raggiungere una certa costruzione nel futuro di questa arte. Qua abbiamo Carmelina Arestia. Questa è una pittrice che crea questi fondi marini fatti con una tecnica molto bella e molto, molto precisa, ma anche molto complessa, se vogliamo vedere le cose un po' sotto l'aspetto della complessità della realizzazione del quadro. E con questi colori, questi blu, questi colori del mare, del sotto, che le rappresenta molto bene e con maestria. E poi c'è questi effetti che sono proprio personali, che non hanno questa, molto suggestivi e molto significativi nello stesso tempo, molto puliti e molto ma realizzati molto bene anche a livello tecnico. Poi qua abbiamo Piero Vezzani, che è un artista figurativo, fa certi disegni, fa certi paesaggi sempre sul campo della natura, degli animali.
il discorso che lui rappresenta, un alce che si sta abbeverando in un lago, c'ha l'aquila che è un simbolo di libertà e così via. Insomma, anche questo signore lo conosco da poco, però c'è sempre qualcosa di valido in tutti i tipi di arte che noi rappresentiamo.